Eccoci alle 15.30, torniamo a parlare ancora delle parole del pentito Schiavone, un affare da 600-700 milioni di lire al mese che ha devastato terre nelle quali, visti i veleni sotterrati, si poteva immaginare che nel giro di 20 anni morissero tutti. Parole pronunciate, parole shock, dicevo, dal pentito dei casalesi Carmine Schiavone, pronunciate nel 1997 davanti alla commissione d'inchiesta sul ciclo di rifiuti nella Terra dei Fuochi. Ora i verbali di queste audizioni sono stati desecretati dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, e allora è di questo che parliamo, perché quello che un tempo era il granaio d'Europa, una delle pianure più fertili al mondo fra Napoli e Caserta, oggi è appunto avvelenato da decenni di sversamenti illeciti di rifiuti speciali, tossici e pericolosi, mentre la maggior parte della popolazione è a rischio di cancro. Un dramma che chiama in causa la camorra, ma anche un sistema economico malato e il silenzio colpevole della politica. Vediamo a proposito di tutto questo l'inchiesta di Manuela Lasagna. In questo luogo, quando è il periodo di pascolo delle pecore, noi abbiamo trovato pure carcasse di pecore e animali morti. Cioè, noi sappiamo che la pecora è un po' la sentinella sul territorio. Quando bruco questa roba, ovviamente si ammala. Abbiamo l'esempio delle pecore di Acerra, voglio dire. Guarda qua, tutti i rifiuti per l'industria tessile a Nilo. Noi abbiamo anche tentato di trovare qualcosa in questi sacchi, ma se ne guardano bene, a togliere le etichette e la provenienza. Sono sempre gli stessi. Sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi. Il problema invece è bloccare a monte questo tipo di sversamento, cioè andare praticamente a cercare queste industrie che lavorano a nero. E le autorità conoscono pure dove sono collocate. Caivano, Orta di Atella, Succivo, Aversa. Quello che un tempo era considerato il granaio d'Europa, una pianura fra le più fertili al mondo fra le province di Napoli e Caserta, oggi è un territorio dove ci si ammala e si muore di tumore fino al 13% in più che nel resto d'Italia. Terra avvelenata da decenni di sversamenti illeciti di rifiuti speciali, tossici e pericolosi, che la camorra ha interrato per conto delle grandi industrie del nord nei campi coltivati di contadini ignari o compiacenti. Terra soffocata anche dai roghi di materiale di scarto di decine e decine di lavorazioni a nero, imprese abituate a deludere il fisco, ma anche un tessuto economico sommerso che dà da mangiare a migliaia di famiglie nel settore dell'edilizia, del tessile e soprattutto della pelletteria. E noi troviamo nel periodo che fanno per esempio la campionatura per le scarpe, cioè troviamo il pellami. Ci siamo chiesti tante volte, ma la scarpa falsa mica si fa con le pelli. Abbiamo scoperto che queste grandi griff del nord, cioè danno il lavoro a queste aziende calzaturiere di qua nei paraggi. Queste aziende calzaturiere cosa fanno? Parcellizzano il lavoro, rendendo una parte a nero, portando il lavoro nelle case della gente con delle paghe da fame. Uno taglia la tomaia, uno taglia la soletta sotto. Il rifiuto di quella parte di nero viene portato nelle campagne e qua viene incendiato. Guarda qua quando non ce n'è, guarda, vedi? E anche alle nostre spalle abbiamo altra pellame praticamente scartata. Sicuramente con questa roba non si fanno scarpe false, sicuramente. Questo viadotto, come molti altri nella Terra dei Fuochi, è una vera e propria fornace a cielo aperto, dove quasi quotidianamente si bruciano pneumatici, carcasse di frigoriferi, cavi elettrici ripuliti dal rame, collanti per pavimenti, materiale di sfascio, bitume, amianto, roghi che impestano l'aria di metalli pesanti e diossine. Qua ci sono tante aziende
aziende che vengono a rimuovere l'amianto a casa. Voi li chiamate e vengono, vi fanno un preventivo. Dicono: guarda, per smaltire sto tetto ci vogliono 9.000 euro. Però se non ti lascio la ricevuta, quindi quella cosa che dà la tracciabilità del rifiuto, quindi dove viene sversato, io ti faccio praticamente risparmiare 3-4.000 euro. E noi abbiamo qua testimonianze di contadini che dicono che hanno visto furgoncini bianchi aprire dietro, loro vestiti con i camici bianchi e con le mascherine davanti, scaricare questa roba. Da alcuni mesi in prefettura Napoli attiva una cabina di regia col compito di supportare l'azione degli oltre 50 comuni firmatari del patto per la terra dei fuochi, con cui si impegnano a porre fine allo smaltimento illegale di rifiuti. La coordina il viceprefetto Donato Cafagna. Posso dire che le forze dell'ordine stanno lavorando in maniera molto incisiva, se si pensa che sono stati effettuati oltre 220 controlli su rivendite di gommisti, 53 controlli su attività di pelletteria e tessile, 95 controlli su attività agricole, 238 controlli su attività edili e altri controlli su altre attività economiche e commerciali che producono illegalmente e smaltiscono illegalmente. Il nostro obiettivo è quello di monitorare il territorio e consentire ai comuni di intervenire per la rimozione prima che i rifiuti vengano accesi. È per questo motivo che, d'intesa con la Regione Campania, è stato pubblicato un bando che prevede al momento 5 milioni di euro. Io auspico che ci siano ulteriori risorse destinate recuperare queste aree abbandonate, cioè a consentire ai comuni, una volta che ci sia l'attività di rimozione di rifiuti, di intervenire con sistemi di videosorveglianza, di riqualificazione di quelle aree, di piantumazione, di recinzione, in modo da impedire e prevenire ulteriori e nuovi abbandoni. Nell'ultimo anno, in base alle segnalazioni dei vigili del fuoco sul portale Prometeo, espressamente dedicato alla terra dei fuochi, il numero dei roghi avrebbe subito un significativo calo del 30-40%, ma i comitati non ci stanno e contestano questi numeri. Anche quando noi chiamiamo vigili del fuoco, i vigili del fuoco non intervengono in tempo, anche per un motivo molto semplice: c'è un unico presidio dei vigili del fuoco che partono da Versa e coprono 21 comuni, con una sola squadra a turno. Quindi diciamoci la cosa com'è, su 10 segnalazioni che noi facciamo riescono ad intervenire soltanto su 2. Quindi quando dicono che i roghi diminuiscono, a noi ci viene da ridere. Per tanti anni siamo stati ingannati su questo, mentre il problema vero erano i rifiuti industriali interrati o dati alle fiamme nelle nostre province di Napoli e Caserta soprattutto, ma anche altrove. E tutte le volte che si parlava di emergenza rifiuti si è sempre solamente parlato dei rifiuti urbani. Adesso finalmente questa menzogna è venuta a galla. La Camorra ha fatto la sua parte, ma senza tanti industriali disonesti non avrebbe potuto fare niente. E ci sono stati tanti politici che si sono lasciati anche loro ammaliare dal dio denaro e hanno fatto finta di non sapere, di non vedere. E adesso ci troviamo con queste nostre campagne che erano tra le più belle del mondo, tra le più fertili del mondo, che fanno veramente tanta pena. Siamo qua stasera, siamo in tanti, e siamo qua perché siamo un popolo di disperati. Padre Maurizio lo va dicendo da tempo: troppe morti sospette nella terra dei fuochi e dei veleni, troppi tumori, troppe leucemie che non risparmiano neppure più giovani. Dal 2002 ad oggi sono morti 13 bambini di leucemia nel raggio di un grammo di colore e mezzo l'uno dall'altro. Abbiamo avuto nell'ultimo mese due casi di ragazze di 28 anni. Proprio oggi è morto un uomo di 40 anni di tumore allo stomaco sempre. E quindi si nota. La famiglia Salvato tratta con la morte da 3 generazioni, ma una cosa così, ci dice il titolare, non si era mai vista, tanto che alcuni mesi fa ha deciso di lanciare la sua personale campagna contro i roghi che uccidono. Non fateci fare gli straordinari, lo slogan, fra ironia e provocazione, affisso su alcuni cartelloni pubblicitari. A Frattamaggiore ci riceve Luigi Costanzo, medico di base e sentinella dei medici per l'ambiente sul territorio.
stanno aumentando patologie non soltanto neoplastiche, ma anche allergie, malformazioni, aborti. Proprio stamattina c'è stata una ragazza di 41 anni a cui purtroppo è stato diagnosticato un cancro alla mammella. C'è in questo periodo una processione notevole di persone che mi chiedono: dottore, ma io che devo mangiare? Cosa devo fare? Quale cavolfiore comprare? Io non so, onestamente non so dare risposte, perché è ancora valida nel mio territorio, nella terra dei veleni, mangia frutta e verdura per prevenire il cancro del colon retto quando hanno sequestrato un cavolfiore ricco di sostanze cancerogene. Quindi salta tutto, salta praticamente la prevenzione primaria, dove l'acqua, l'aria, il cibo, la terra sono importantissime per fare la prevenzione primaria. Se queste sono avvelenate, come faccio io a fare la prevenzione primaria nel mio territorio? Il dottore ci mostra i dati della ASL sulle richieste dei codici per l'esenzione sanitaria. Ebbene, lo 048 identifica quelle persone che hanno malattie neoplastiche maligne acquisite, quindi certe. Ebbene, dal 2008 al 2012 si è avuto un incremento del 300%, soltanto nel mio distretto. Quindi questo significa che il numero delle persone che ha chiesto l'esenzione è aumentato, è triplicato. Quindi questo che cosa significa? Non lo devo spiegare io. Qualcuno me lo deve spiegare questo. Perché se aspettiamo il registro tumori, diciamo degli studi che ci possono spiegare il nesso causale, qua veramente, come si suol dire, mentre il medico studia, i nostri pazienti muoiono. Quello del nesso causale è un falso problema, una teoria tutta italiana, ribadisce da Filadelfia l'oncologo napoletano Antonio Giordano, direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research della città americana. Il nesso di causalità in realtà è una colorita fantasia di un nucleo di persone formate da politici e tecnici nominati dai politici, che hanno cercato di coprire il vero motivo per cui queste patologie iniziavano a comparire in maniera numerosa. Noi dobbiamo capire che gli esperti negli ultimi 40 anni nel campo della cancerogenesi ambientale hanno stimato che il 75%, il 90% dei tumori è causato dai fattori che insultano il nostro ambiente. Quindi ecco la vera ragione. Studiando le schede di dimissione ospedaliera in Campania tra il 2000 e il 2005, lo staff di Giordano ha scoperto che solo per il tumore alla mammella esistono 40.000 casi in più di quelli censiti dagli organi ufficiali. La cosa più grave è che abbiamo dimostrato un aumento di tumori di donne sotto i 40 anni, tra i 25 e i 30 anni anche, la cosiddetta età pre-screening. Quindi situazione di emergenza e situazione tragica, anche perché non esiste un vero programma di biomonitoraggio, non esiste un vero programma di prevenzione che possa salvare questa popolazione, che è suscettibile a sviluppare le patologie in una percentuale molto più elevata del resto dell'Italia. Un 60% in più possibilità di sviluppare patologie tumorali ed altre patologie. Quanti metalli pesanti attraverso i pomodori e i cavolfiori sono finiti nel nostro sangue? Quanti? Perché non ce lo dicono? Perché non ci fanno gli esami? Perché non vengono qua? Perché non ci mettono sotto osservazione? Noi questo è quello che chiediamo. Dobbiamo iniziare a fare degli studi, trovare il veleno nel sangue degli esseri umani e iniziare a fare qualcosa. Dopo il clamore mediatico suscitato dalle denunce, la Regione e il Governo hanno promesso bonifiche e uno screening della popolazione, che però stenta a decollare. La battaglia per dare un futuro alla speranza dunque non è finita. È il messaggio che ci affidano le mamme di Caivano, che hanno deciso di andare avanti nonostante il dolore, nonostante tutto. Abbiamo capito che qui veramente accade qualcosa di terribile. Ci si ammala. E la cosa brutta è che i giovani stanno prendendo piena coscienza di quello che accade. Li vedi quasi come se si osservassero spaventati. Ci siamo resi conto in effetti che per uno strano fenomeno i nostri morti riuscivano a parlare più dei vivi, e per vivi intendo principalmente, come al solito, le istituzioni, nel senso che già prima, quando i nostri bimbi si sono ammalati, tutti noi chiedevamo ai dottori in giro come mai era capitato ai nostri bambini. Se c'è un nesso tra le malattie e quello che sta succedendo, perché non ce lo fanno sapere? Io mi sento fallita per mia figlia, perché
non l'ho saputa proteggere. Però adesso che sappiamo, vogliamo la verità. E vogliamo fare qualcosa per i nostri figli e per i figli degli altri, perché sappiamo cosa significa provare dolore e assistere un figlio nell'ora della morte. Almeno gli altri bimbi che verranno al mondo, ma cosa devono mangiare? Con che cosa devono essere svezzati? Devono avere ancora altro veleno? Basta. Poi adesso c'è l'altro grande problema. Non lo diciamo perché sennò si blocca l'economia. E signori, non tutta la Campania è avvelenata, su questo non ci sono dubbi. Ma se il 14% o anche solamente il 10%, il 7% debbono dirci qual è questo terreno avvelenato, di modo che noi possiamo difenderci, e poi ci dicessero quali sono i terreni buoni, e là mettiamoci un bel marchio di qualità, di modo che quando le mamme vanno a fare la spesa non debbono avere il dubbio di dire: sto alimentando il mio bambino o lo sto avvelenando, gli sto dando da mangiare o gli sto dando la morte. Perché un bambino che nasce a Caivano deve avere meno chance di vita di un bambino che nasce nelle Marche? Dove sta scritto questo? Questa è una cosa per me inconcepibile, insopportabile, scandalosa.